Buonasera e bentrovati nella seconda edizione del TG6 in apertura. Ci occupiamo del caso balneabilità a Pescara perché dopo i nuovi divieti scattati nei giorni scorsi il centrodestra quest'oggi è intervenuto sull'argomento chiedendo un consiglio comunale straordinario per discutere appunto del caso della balneabilità. Vediamo. Si continua a parlare della situazione dell'Aca, dello sversamento di liquami nel fiume, si torna a parlare della balneabilità che è vietata a Pescara e allora in questo quadro la posizione dell'opposizione qual è? La posizione dell'opposizione è quella di aver richiesto subito un consiglio straordinario, urgente, proprio per discutere la questione e soprattutto per fare chiarezza su questa questione. Oramai stiamo parlando da mesi, mesi, mesi e mesi, da oltre un anno devo dire, della questione del mare inquinato e non solo noi ma i cittadini pescaresi sono oramai stanchi e esausti di questa situazione. Noi non ci interessa sapere se la responsabilità è dell'aga, dell'arta, del comune di Pescara. Noi vogliamo godere e della balneabilità e del mare di Pescara che è una risorsa non solo per noi ma per l'intera regione, in più c'è da dire veramente che le dichiarazioni del Sindaco Alessandrini sono disarmanti, sono disarmanti proprio alla luce di quello che è successo l'anno scorso e di quello che è successo ieri o l'altro ieri, per 20 minuti di sversamenti eh, di liquami nel fiume, eh, dal, dal fiume eh, nel mare nostro, il Sindaco senza eh, attendere le analisi dell'Arta ha disposto il divieto assoluto di balneazione, quando invece l'anno scorso per 17 o 18 ore di sversamenti di liquami non è stato fatto il divieto di balneazione, è stata data l'ordinanza di divieto di balneazione, Quindi è veramente allucinante la posizione del sindaco e devo dire anche che la posizione del sindaco è indifendibile considerato che 20 giorni fa in sede di approvazione del bilancio all'Assemblea dell'ACA il sindaco ha votato per un rinvio sulle questioni attinenti al bilancio dove tra l'altro c'era anche il piano degli investimenti che l'Aga avrebbe dovuto fare. E restiamo in argomento perché è stato revocato dal sindaco di Pescara Alessandrini il divieto di balneazione imposto con apposita ordinanza lo scorso 6 di agosto in seguito al cortocircuito che ha danneggiato una pompa di sollevamento dell'ACA con successivo sversamento nel fiume. Il divieto di balneazione inizialmente era stato disposto per 48 ore e poi prorogato per un giorno. Tornano dunque balneabili i tratti di mare denominati zona Antistante Via Lemuzzi, zona antistante Via Galilei e zona antistante Fosso Valle Lunga. La presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 28 luglio scorso ha stanziato complessivamente 118 milioni di euro, circa 118 milioni di euro, per gli eventi calamitosi che si sono verificati in occasione delle ondate di maltempo che hanno colpito l'Abruzzo a novembre e dicembre 2013 e a febbraio e marzo 2015. La notizia giunge dalla presidenza della Regione Abruzzo. Nel dettaglio, con riferimento al 2013, sono stati concessi 24 milioni di euro per i privati e 21 milioni di euro per le attività produttive. Per il 2015 49 milioni di euro per i privati e 23,5 milioni di euro per le attività produttive. I contributi, si spiega nella nota, saranno concessi previa istruttoria delle domande presentate e dentro i limiti fissati nell'ordinanza che definirà i criteri di assegnazione delle somme. Andiamo avanti, la First CISL si dice preoccupata per il destino del sistema bancario e creditizio in Abruzzo. Non si è ancora placata la tempesta Carichieti, un'avvertenza che ora è aperta sui tavoli nazionali. Le vicende negative delle maggiori banche abruzzesi hanno favorito la desertificazione creditizia dell'Abruzzo. Sono le parole con cui la CISL descrive la situazione del sistema bancario in Abruzzo a seguito della bufera Tercas, prima e Banche Trurio e Carichietti, poi. La crisi dell'istituto di credito teatino, posto in risoluzione nel novembre del 2015, viene seguita con apprensione dal sindacato preoccupato per il futuro occupazionale dell'azienda e per l'erogazione del credito alle imprese. L'avvertenza della Carichietti Oggetto di tavoli di confronto nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'unità di risoluzione, la CISL, auspica una soluzione trasparente per garantire la normale attività bancaria e la serenità dei lavoratori. Ma il sindacato punta l'indice contro la cattiva gestione delle banche nel passato e contro il sistema di vigilanza che non ha saputo svolgere il proprio ruolo. Nel mirino anche la politica regionale, che è detta sempre della CISL, non si interroga se l'economia abbia bisogno o meno del sostegno di banche virtuose e sensibile alle esigenze del tessuto economico e sociale del territorio, ma chiede che il sistema banche conceda credito senza adottare prima politiche a favore del sistema creditizio. In questo senso la First CISL si domanda che fine abbia fatto la costituzione dell'osservatorio sul sistema creditizio abruzzese. A preoccupare poi c'è la decisione della BIPER, attuale proprietaria dell'ex cassa di risparmio dell'Aquila, che ha deciso di chiudere l'ufficio di costruzione spostando le lavorazioni a Modena e togliendo di fatto alla città e al territorio un riferimento importante. La First CISL conclude la nota, ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare per l'abbassamento dei compensi al management di tutte le società quotate in borsa con un rapporto di 1 a 20 tra lo stipendio più basso e quello più alto. Inoltre ha chiesto che le liquidazioni e i premi debbano tenere conto dell'andamento dell'azienda spalmati su diversi anni. Infine ha proposto la separazione tra banca commerciale e banca d'affari, individuando le attività loro connesse e l'abolizione dei paradisi fiscali, l'abolizione delle vendite allo scoperto e l'istituzione di una unità sovranazionale di controllo sull'attività bancaria. I trasporti al centro del Consiglio regionale di quest'oggi. L'aumento delle tariffe delle corse TUA non è né la prima né sarà l'ultima ingiustizia che va a colpire le fasce sociali più deboli, quelle dei pendolari e degli studenti, ha dichiarato Emilio Iampieri, vice capogruppo di Forza Italia appunto in Consiglio regionale. In particolar modo delle aree interne che non hanno bisogno di eh, elemosine ma eh, di un servizio efficiente che con la creazione. La creazione della società unica dei trasporti è peggiorato a vista d'occhio sino a raggiungere livelli intollerabili. Per questo l'aumento delle tariffe e i tagli delle corse non rappresentano solo una ingiustizia ma hanno il sapore di una beffa, precisa Iampieri, dalla fusione delle società dei trasporti. Non c'è stato alcun risparmio ma un moltiplicarsi dei costi. A conferma che questo processo è stato portato avanti senza un piano industriale degno di questo nome. La ripresa c'è e i dati sono confortanti. L'edilizia in provincia di Teramo inverte la tendenza negativa e fa segnare un più 5% nei salari. La cassa edile si attende una spinta dalla ricostruzione e dal masterplan. Segnali incoraggianti dall'edilizia in provincia di Teramo. Dopo otto anni di segno meno che hanno significato una perdita della metà della massa dei salari, 600 imprese in meno e 3.000 operai senza lavoro, il settore costruzioni torna a crescere con un incremento dei salari del 5%. Un dato interessante se unito alla ripresa delle compravendite del settore immobiliare, più 2,1%. La Cassa Edile auspica che la tendenza si confermi a fine 2016, ma affinché questo avvenga, spiega, bisognerà accelerare su tre tre punti fondamentali, codice delle appalti che necessita di linee guida e decreti attuativi, spesa dei fondi per la ricostruzione post-sisma e avvio degli investimenti contenuti nel master plan. Noi ci auspichiamo e stiamo forzando da, da diversi anni che si parti al regime perché ci sono diversi centinaia di milioni di, di ricostruzione, tra privato e pubblico penso che si tocchi 300 milioni tra Cratere, fuori Cratere e enti pubblici. Proprio la ricostruzione che potrebbe insomma, dare una grossa mano, una grossa spinta a un settore che è stato eh, veramente distrutto dalla crisi. La nostra provincia è l'unica salvezza. Questa piccola ripartenza che c'è stata è stata dovuta anche al rinvestimento degli enti pubblici, hanno rinvestito sulla sicurezza delle scuole, sulla, sulla regimentazione delle acque e anche sulle impianti di depurazione, però chiaramente per la nostra provincia eh, la manna dal cielo sarebbe che partisse a pieni voti la, la ricostruzione. Aspettate qualcosa in più forse anche dal master plan della regione? Sì, io, nel documento l'abbiamo citato, adesso non so la tempistica del master plan, però anche lì ci sono circa 100-120 milioni che dovrebbero arrivare in provincia, ci auspichiamo che la cosa avvenga. Restiamo a Teramo. Il consigliere comunale Paola Cardelli torna ad attaccare l'amministrazione Brucchi sulla vicenda del progetto di riqualificazione degli alloggi popolari di Via Longo. Chiede una nuova perizia tecnica sulle volumetrie, un bando pubblico per il progetto definitivo e, infine, che l'amministrazione receda dal contratto e gestisca in proprio la ristrutturazione attraverso il bando nazionale sulle periferie che scade il 30 di agosto. Dopo un esposto alla Procura, un'interrogazione all'assessore all'urbanistica Valeria Misticoni e una commissione andata deserta, il consigliere comunale di Teramo Paola Cardelli si rivolge alla stampa per mettere ancora una volta in luce la situazione delle case popolari di Via Longo. Il consigliere chiede a maggioranze d'opposizione di chiarire se favorivano o contrarie al progetto della SGR, 18 milioni di investimento complessivi. Progetto che è in ritardo e che inoltre, secondo la Cardelli, sarebbe viziato da errori nel calcolo delle volumetrie proprio oggetto dell'esposto in procura. Complessivamente con i suoi 96 alloggi, Via Longo rappresenta un terzo del fabbisogno di housing sociale nel capoluogo Aprutino. Le prime due palazzine al momento sono state sgomberate mettendo in difficoltà anziani e disabili che li abitano a cui sarebbero stati offerti. Secondo i rappresentanti del Centro Politico Comunista Santa Croce, alloggi periferici e senza ascensore. In più, se non si sblocca il progetto, continua la Cardelli, di cui al momento esiste ufficialmente solo la bozza vincitrice a febbraio del 2015 del concorso di idee, le graduatorie per l'edilizia popolare resteranno bloccate, aggravando ancora di più la situazione. Quindi io diffido il Comune dall'avallare con un eventuale progetto definitivo che ad oggi ancora non è pronto, con una semplice, eh, come dire, determina dirigenziale. Questa è la prima questione. La seconda questione è che chiesi appunto una nuova perizia di stima per sapere effettivamente la consistenza degli immobili. L'assessore rispose che se ne sarebbe occupata l'SGR. Ad oggi questa perizia di stima non è ancora disponibile. Quindi io chiedo una nuova perizia di stima degli immobili. Infine una nota sulla variante Toto e sull'ipotesi di teliferica Teramo. Secondo il consigliere comunale di minoranza sono progetti da contrastare senza mezzi termini utilizzando i fondi per mobilità sociale e salvaguardia dell'ambiente. C'è un nuovo rettore per il Gran Sasso Science Institute, si tratta di Eugenio Coccia. Sarà Eugenio Coccia il primo rettore della nuova scuola universitaria superiore Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, che ormai è diventata a tutti gli effetti la seconda università del capoluogo. La nomina, annunciata da giorni, è stata ufficializzata ieri ed è solo la prima di una serie che vedrà il GSI completare gli organi con un direttore generale, il Consiglio d'Amministrazione e il Senato accademico. Coccia, 60 anni, già direttore dei laboratori nazionali del Gran Sasso, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal 2003 al 2009, ha guidato come direttore lo stesso Gran Sasso Science Institute nel triennio sperimentale dell'Istituto, attivato all'Aquila nel 2013. Il neo-rettore comincerà il suo mandato dopo il decreto di nomina da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca Stefania Giannini. Per il decano del Senato Accademico e dei docenti del GSI, il professore Sergio Petrera, l'elezione è il risultato più atteso da tutta la comunità, dal più giovane allievo al professor Carlo Rubbia e il coronamento di un percorso in cui il neo-eletto ha profuso tutte le sue energie. Apertura ufficiale oggi al santuario di San Gabriele della Dorata, isola del Gran Sasso, della 36esima Tendopoli con il tradizionale benvenuto ai ragazzi del Padre Provinciale dei Passionisti Dario di Giosia, del rettore del santuario Padre Natale Panetta e di Padre Francesco Cordeschi. I Tendopolisti, dopo il Tend Fest Fantasia, si prepareranno ad accogliere la fiaccola della speranza accesa dal cardinale Angelo Sodano è partita domenica da Rocca di Mezzo la fiaccola benedetta da Giovanni Paolo II prima da Benedetto XVI dopo e infine da Papa Francesco verrà portata in staffetta da un gruppo di podisti di Montorio al Vomano la 36esima Tendopoli che si svolgerà da questo pomeriggio fino a sabato 13 agosto entrerà nel vivo da domattina con la relazione prevista per le ore 9.30 Misericordia è il nome del nostro Dio di padre Roberto Cecconi professore presso l'Istituto Teologico di Ancona. E andiamo avanti operatori e portatori di interesse uniti per valorizzare la riserva regionale Grotte di Luppa e creare un marchio che tuteli i prodotti dell'area. Coniugare ambiente, turismo e sviluppo socio-economico è quanto si sta provando a realizzare nella riserva naturale regionale Grote di Luppa che si estende all'interno del comune di Sante Marie in provincia dell'Aquila su una superficie di circa 435 ettari. Proprio per questo il programma di iniziative estive e gli investimenti messi in cantiere sull'area sono stati studiati in sinergia tra i vari portatori di interessi dell'intero comprensorio di Sante Marie sia per promuovere la conoscenza dell'identità della riserva e la biodiversità che in essa è racchiusa, sia per il riconoscimento delle produzioni tipiche che caratterizzano il territorio, per le quali è stato formulato un regolamento che consentirà di avere un marchio che certifichi la qualità dei prodotti realizzati nell'area della riserva. È una gestione piuttosto complessa perché parte da un dato di eh, infrastrutturazione materiale e immateriale il cui avvio è avvenuto solo nei mesi precedenti, ma che già sta dando dei risultati. Infatti, la riserva ha diverse centinaia di visitatori che la percorrono e si sta dotando di tutti quei eh, mezzi necessari all'erogazione di servizi, quali quantitativi, standardizzati sui massimi livelli abruzzesi e dei segmenti turistici che vengono attratti. È un... Un sistema complesso è un sistema che ha bisogno ancora di tempo per essere rodato pienamente ma che si sta sviluppando secondo direttrici che sono quelle della Green Economy. Partiamo infatti dalla realizzazione di nuovi sentieri, la manutenzione di questi sentieri, la cartellonistica di servizio, il sito della riserva, la pagina Facebook della Riserva, degli operatori qualificati che accompagnano, corsi per operatori di riserva, l'apertura del polo museale, la riproduzione della grotta di lupa all'interno in una delle stanze del Polo Museale, il calendario estivo con una serie di, di eventi tematici che portano alla sensibilizzazione e alla conoscibilità dell'area per poi giungere anche alla fase convegnistica che ci accompagnerà all'Open Day e alla famosa Sagra della Castagna di Santa Maria con le sue decine di migliaia di visitatori. Saranno passi tratti eh, dal Shakespeare, i eh, protagonisti della eh, Notte delle Paure di Valle Castellana, dal 10 al 14 di agosto. Teatro nel bosco per celebrare i 400 anni dalla morte dello scrittore inglese. Scoprire o riscoprire Shakespeare all'interno del bosco di Valle Castellana. È l'obiettivo della ventiduesima edizione della notte delle paure che il piccolo comune del Teramano quest'anno ha deciso di dedicare ai 400 anni dalla morte del grande scrittore commediografo inglese. Shakespeare 400 Il bosco si muove, questo è il titolo scelto per le quattro repliche dello spettacolo dal 10 al 14 agosto. Titolo che evoca il Macbeth ma che racconta di uno spettacolo fatto di piccole grandi gemme tratte dalle opere più belle di Shakespeare. La cosa bella è proprio sentire dei testi meravigliosi, delle cose che Shakespeare ci ha regalato dal 600, cogliendo l'occasione dell'anniversario della morte di Shakespeare, 400 anni, noi in qualche modo vogliamo riportarlo nella natura perché i suoi testi stanno lì dentro come un gioiello. Se tu, quando quando verrete a vederlo accorgerete che è una... È una cosa unica, è un testo sacro e in qualche modo allo stesso tempo universale. Invito tutti a venire a sceglierci. So che ce ne sono tante di manifestazioni in giro, ma noi abbiamo qualche particolarità, se non altro quella ambientale, che è qualcosa di eccezionale. Ecco, appunto, è un'occasione per scoprire anche il territorio e il circondario di Valle Castellana. Esatto, eh, diciamo che il progetto La Notte di Paure eh, prevede anche quello, quindi far conoscere il territorio. Tra l'altro, mi rifaccio anche un po' al film che è stato realizzato con l'edizione 2014 che io ho avuto modo di vedere in anteprima e vi assicuro che è uno spot promozionale per il territorio favoloso che insomma, mi auguro che poi magari sia usato anche per altri scopi. La notte di San Lorenzo, degustando i migliori prodotti delle cantine abruzzesi, torna al porto turistico di Pescara, Calici di Stelle, appuntamento che vedrà riuniti 33 produttori con 90 diversi vini, tutti orgogliosamente made in Abruzzo. Noi dobbiamo collegare sempre di più il nostro vino alle nostre cantine, all'identità territoriale e fare in modo che il nostro prodotto sia legato al territorio. Attraverso queste manifestazioni riusciamo a promuovere questo concetto importante di promozione. Proprio nel 2015 abbiamo avuto un più 8% di export per quanto riguarda il settore vino, risultati assolutamente brillanti. Il primo bando del piano di sviluppo rurale ha riguardato appunto la promozione, 1.200.000 euro a disposizione dei prodotti agricoli regionali, in particolare Modo del vino. Il cielo stellato della notte di San Lorenzo, la romantica cornice del porto turistico di Pescara, le melodie dei grandi classici della tradizione musicale italiana. E al centro, lui, il vino abruzzese. Questa è l'atmosfera scelta dal movimento turismo del Vino Abruzzo per l'evento intitolato Calici di Stelle. Una manifestazione che come Movimento Turismo Vino Abruzzo solitamente cerchiamo di portare le persone nelle nostre cantine, ovviamente in estate diventa difficile e questo bellissimo scenario di Pescara, della Marina del Porti Pescara, permette di fare sicuramente da attrazione ai turisti che sono presenti sul luogo e far assaggiare non solo i vini del nostro territorio ma anche alcuni prodotti tipici. L'iniziativa chiamerà a raccolta ben 33 cantine abruzzesi pronte ad accogliere i visitatori, con una selezione di oltre 90 vini, tutti rigorosamente made in Abruzzo: tra bollicine, freschi bianchi, rosati, cerasuolo e il classico Montepulciano d'Abruzzo. Eh, Quest'anno ci sono altre novità, quindi, oltre alla degustazione vini con tutte le cantine, eh, si potrà degustare anche il vino tra cielo e mare. E grazie a un armatore che ha messo a disposizione un catamarano Fiumare Abruzzo, quindi, si potrà degustare anche il vino facendo una passeggiata in mare. Proseguiamo con la pagina degli eventi. Nella patria abruzzese della Porchetta, a Campli, torna la sagra dedicata alla pietanza tipica che affonda le sue radici nei secoli. Tante le manifestazioni d'arte, sport e gastronomia a corollario della sagra. Della sagra. Andiamo a conoscerle nel servizio. Arte, storia e gastronomia, questo è il mix vincente della sagra più antica d'Abruzzo, nata nel 1964, la Sagra della Porchetta Italica di Campli attrae ogni anno più di 100.000 persone che arrivano in provincia di Teramo per gustare un cibo antichissimo che affonda le sue radici nei secoli. Tanta storia e tanta arte che inizia dall'età del bronzo, l'allevamento del maiale come abbiamo visto nei reperti trovati nell'antico borgo di Coccioli. Poi pensiamo al 1200, 1300 quando i maestri porchettai di Campli erano i più bravi e rinomati d'Abruzzo, da insieme a quelli di Ripateatina. Il 22 agosto, ultimo giorno della sagra, c'è stata questa coincidenza eh, perché avevamo invitato il professor Sgarbi per la cittadinanza onoraria. Ciò per ringraziarlo per quello che ha fatto sinora per Campli perché voglio ricordare che grazie a lui abbiamo avuto un'opera molto importante, la Madonna e l'Atte di Giacomo Campli all'Expo. La sagra è anche un concorso per stabilire qual è la porchetta. Migliore. Lo scorso anno vinto dal maestro porchettaio Nicolino Mercuri. Come tutti gli anni, è una giuria di qualità composta la prima sera da editori e giornalisti, la seconda sera da esperti enologi e anche da cuochi per cui insomma daremo la possibilità a tanti di poter giudicare la nostra porchetta insieme alla giuria popolare che comunque ha il suo peso molto importante. Tante anche le manifestazioni collaterali per un evento che può essere votato sul sito Italia Live che racchiude le più importanti manifestazioni italiane. Sì, diciamo che come ogni anno, è il terzo anno che l'associazione Monti Gemelli Bike, che è un'associazione sportiva dilettantistica di, di Campi, ha organizzato un percorso cicloturistico che parte dal convento di Campi. Cappuccini, c'è un'iscrizione alle ore 8 della mattina e poi fanno tutto un giro diciamo, proprio a ridosso dei Monti Gemelli, c'è la possibilità di fare la doccia e poi tornano a Campi in piazza per un party. Apriamo la pagina dello sport, presentate nel pomeriggio al Porto Turistico di Pescara le nuove maglie da gioco della Pescara Calcio che verranno indossate nel prossimo campionato di Serie A. Eh, le maglie saranno eh, quella a tradizionale eh, bianca-azzurra, poi eh, giallo-fluo, blu stile anni Ottanta e ce n'è una quarta, eh, bianco-rossa, indossata lo scorso 3 agosto in occasione del Memorial Morosini a eh, Vicenza e eh, che... Eh, si è giocata quella partita anche per eh, celebrare il eh, gemellaggio quarantennale tra le due eh, tifoserie. Le nuove maglie sono firmate dallo sponsor tecnico della RA. Sulle maglie del Pescara campeggeranno eh, le insegne degli sponsor OMA, società eh, meccanica della famiglia Angelucci e Armata di Mare, azienda di abbigliamento sportivo milanese. Alla presentazione eh, odierna erano presenti una settantina di tifosi biancazzurri ed è Ovviamente eh, sempre momento di eh, calcio, -mercato, calcio mercato in fermento in Casa eh, Bianca Azzurra, il servizio. Il Pescara lavora per riportare in Italia Alberto Aquilani, il 32enne centrocampista romano e l'ultima idea è anche qualcosina di più del Delfino. La rottura con il suo attuale club, i portoghesi dello Sporting Lisbona, ha convinto i Biancazzori a provare l'affondo per il Principino. Cresciuto nelle giovanili della Roma alle spalle di Daniele De Rossi, ha attraversato dal 2004 in poi il gota del calcio italiano. Ovviamente prima con i giallorossi della prima era Luciano Spalletti, poi l'esperienza oltremanica, non proprio fortunata, con il Liverpool. Il ritorno in padre in prestito prima con la Juventus e poi il passaggio in rosso-nero con il Milan la nuova giovinezza con la Fiorentina tre stagioni, 81 presenze e 13 reti prima di emigrare di nuovo in Portogallo. Il Pescara ha avviato i contatti col giocatore e avrebbe già pronta l'offerta di un contratto di due anni per dare quantità ma soprattutto qualità alla mediana perché l'arrivo di Aquilani sarebbe davvero un gran colpo in attesa di vedere come verrà completato il reparto calde ancora i nomi di Gnocuri e Grassi in difesa invece oltre all'ungherese Guzmic ci sono sviluppati sulla vicenda Gionberg il difensore della Roma è stato escluso dalla lista dei 23 nomi per il preliminare di Champions League contro il Porto. L'ulteriore arrivo di Vermale gli chiude ulteriormente una strada che sembrava comunque già sbarrata. Il Delfino lo aspetta per rinforzare la retroguardia. Oggi intanto giù il velo sulle nuove divise per la prossima stagione nella massima serie al Marina di Pescara. Proprio poche ore prima dell'amichevole contro la Vastese neopromossa in Serie D. Domani sera invece alle 20.30 la presentazione ufficiale della squadra, che magari non vendrà ancora la rosa completa, l'importante è che lo sia per lo start del campionato. E a proposito della rosa del Pescara andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del fantasista libico Ahmad Ben Ali tra i protagonisti della scorsa stagione ed è subito carico per la nuova avventura in Serie A. Si avvicina l'esordio di campionato, mancano ormai pochi giorni, si inizia a sentire ben lì la pressione della prima gol in Napoli. No, sicuramente pressione no, perché eh, abbiamo preparato tut, eh, tutto il ritiro, abbiamo lavorato come pazzi, eh, tre settimane di lavoro duro, quindi nessuna pressione, andiamo in campo eh, e divertiamoci come, come abbiamo fatto l'anno scorso. Prosegue la marcia di avvicinamento comunque al torneo, che Pescara in questo momento c'è e quali sono, volendo fare un gioco di percentuali, qual è la percentuale di preparazione del Pescara oggi? No, noi facciamo una partita alla volta, quindi eh, la prima partita c'è il Napoli e poi eh, il Sassuolo fuori. No? E quindi eh, ora cerchiamo di preparare il meglio, affrontare una squadra forte come il Napoli poi, eh, poi dopo quello pensiamo a una, una partita alla volta. Ci saranno ancora delle amichevoli, poi la gara di Coppa, dunque una lenta marcia di avvicinamento verso la partita col Napoli. Però si parla in queste ore, in questi giorni anche di mercato. Anche voi aspettate ovviamente, ovviamente l'arrivo di qualche giocatore? No, eh, guarda, noi. Eh... Non è una cosa nostra, quindi noi facciamo lavorare come hanno fatto sempre la società, massima fiducia che qui sono arrivati giocatori importanti, arriveranno ancora giocatori importanti, quindi noi cerchiamo di fare tutto in campo e la società farà quello che deve fare fuori. Ben Ali grande protagonista l'anno scorso in Serie B, pronto ad essere protagonista anche il prossimo anno in Serie A? Sì, sono pronto, eh, mi sento prontissimo perché ho lavorato tutto l'anno. Eh... Ho lavorato tutto l'anno con questo, questo ambiente, questi, questi giocatori, eh, il mister, il staff, i tifosi, eh, quindi eh, qui, qui mi, sento, mi sento pronto e non vedo l'ora di, di sordire in Serie A. Hai voluto eh, fortemente voler restare qui a Pescara? Sì, 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 sicuramente, Tutte, tutto l'anno ho lavorato tanto come, come un pazzo per, per fare quello che potevo fare, far salire e pescare in Serie A, ho fatto il mio massimo perché volevo, volevo fare la Serie A con questi colori, era giusto così perché questa società mi ha dato tanta stima, tanta fiducia, quindi è giusto, giusto che siamo andati in Serie A insieme. E adesso ci spostiamo in casa Teramo con le parole del presidente Luciano Campitelli. Cioè, questi sono amichevoli giusto per mettere ossigeno, eh, ma non contano niente, sono delle amichevoli senza che, che uno può fare, può pensare che gioca bene o male. Io credo che le, devono arrivare le partite vere per poter capire il Teramo mh, quanto vale. Le partite vere arriveranno, la prima arriverà... Tra, esattamente tra tre settimane la prima di campionato in un girone di ferro in un girone molto complicato che Campitelli vede come? Me lo vedo molto, molto difficile perché credo che sia al sud ci sono quattro squadre importanti qui credo che ce ne sono 6-7 e quindi noi che forse l'anno buono eravamo avvantaggiati perché c'era solo Lascoli e qui dobbiamo cercare di fare il massimo e poi capire alla fine se per poter arrivare tra le prime dieci. Per chiudere, se dovesse oggi spendere un euro sull'eventuale permanenza di uno Stefano Amadio che abbiamo visto soprattutto nel corso del primo tempo, veramente un uomo d'ordine, un uomo a tutto campo del centrocampo, ci punterebbe un euro? Ma Amadio resta a Teramo, cioè molte volte leggo cose giustamente che, che fanno piacere leggere, ma Amadio ma resta a Teramo, è un giocatore del Teramo, continuerà con noi, allungheremo il contratto, quindi noi martedì o mercoledì chiuderemo la trattativa Mattia, quindi noi questi problemi sicuramente non... non, non, non non ce li abbiamo, ma Dio è un giocatore per noi importante, quindi credo che non ci sono nessun tipo di problemi. Niente latino quindi. Assolutamente no. Finisce qui la seconda edizione del Tg6, la prossima, la terza, alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata! E...